sono, che cosa faccio, di cosa mi occupo. Non è facile dirlo. Normalmente sono individuato come un critico di fumetti, perché scrivo, faccio articoli, libri, libri anche sugli anni 70, per esempio un libro che si chiama Irripetibili, pubblicato qualche anno fa, però sono anche un autore di fumetti. In particolare in questo tipo di situazione sono stato intercettato per parlare degli anni 70. Sono anni di grande fermento in cui succedono parecchie cose. Ci sono i prodromi di quello che sarà lo sviluppo anche tecnologico dei fumettisti degli anni 80 e di fine secolo, e però ci sono ancora un po' dei fermenti degli anni 60. 1975, Arnoldo Mondadori, grande autore italiano, copia Linus pubblicando Il Mago. Al posto di Charlie Brown mette un altro personaggio bambino che è Mafalda e cerca di fregare un po' degli altri autori che hanno fatto il successo di Linus. Un'altra rivista di quegli anni si chiama Scarpantibus, non so se qualcuno se lo ricorda. È un personaggio nato dal programma radiofonico Alto Gradimento, la voce è quella di Giorgio Bracardi, ed è un animalaccio del Paleozoico, non si sa, un animale fossile che vive ancora, accompagna i brani musicali come, che ne so, quel Violi Veronio, quelli della musica della discoteca del periodo è distruggendo precisamente insieme a Arbore Compagni. Gli autori di fumetti hanno una fortuna. Per disegnare fumetti hanno bisogno di bocca, un foglio di cartoncino Bristol, di un pennellino, inchiostro di china e poco altro. A metà anni 70, quando in televisione apparivano i primi disegni animati giapponesi, qualcuno, i ben pensanti, gli educatori, eccetera, storcevano il naso perché dicevano: sono disumani, sono fatti con il computer. Era un altro mondo rispetto a quello della carta, ma non era vero niente. Il computer non era assolutamente mai stato usato per disegnare Mazinga, Jigoro o Kenny Kenry o gli altri personaggi di allora. Sarebbe costato troppo e quindi in Giappone non si sarebbero permessi questa spesa. In anni successivi invece le spese per realizzare delle cose con il computer, in particolar modo con l'introduzione del 3D, sono state, come si dice adesso, ottimizzate. E di fatto, alla fine degli anni 70, ma ancora dopo, il computer è stato introdotto. Nel fumetto soltanto all'inizio degli anni 90 per la colorazione al computer, ma si sono continuati a disegnare a mano, cosa che succede ancora con il concorso. La matita, la gomma, la gomma pane in particolare, il cartoncino shell, il Bristol e l'inchiostro. Quindi dal punto di vista della creazione non è cambiato nulla, è cambiato il lettering, vale a dire il testo, quello che sta dentro la nuvoletta, scritto a mano fino a poco di tempo fa, e poi a partire da un fumetto della Sergio Marelli editore che si chiamava Cea, è stato campionato il testo, ogni singola lettera scritta dall'autore e poi pratica battuto a macchina come si farebbe per un testo scritto. Chiaramente nell'ambito del cinema d'animazione è cambiato moltissimo, bisogna arrivare però agli anni 90 avanzati per vedere i cortometraggi in 3D, i lungometraggi in 3D, importanti come Toy Story per esempio, come gli altri dell'azienda Pixar di John Lasseter, che di fatto ha fatto così successo da strappare un po' della popolarità che in precedenza era dovuta per esempio ai lungometraggi Disney. Non è un caso che adesso John Lasseter sia a capo sia del settore creativo Disney che del suo Pixar, cercando di differenziare i prodotti, ma anche fino a un certo punto. Io sono convinto che la maggioranza delle persone che entra oggi in una sala e vede gli ultimi lungometraggi che sono stati spesso fatti vedere nelle sale, per esempio Brave o Frozen, fa difficoltà a capire se è un film Pixar o un film Disney, e non lo spero nemmeno io, perché la simbiosi è così forte che probabilmente un po' della creatività che a suo tempo stava nei Pompani, Piacere dei Sette Nani, Pinocchio, adesso si può vedere in questi film. Ci sono dei fanatici della Disney che hanno un po' storto il naso vedendo i film computer generated in 3D, che invece sostengono che Frozen è uno dei più bei lungometraggi animati mai realizzati nella storia. Quindi qualcosa sta cambiando. A me piacerebbe pensare che è soltanto la tecnica diversa e quello che è importante è il cervello delle persone che creano i film, che creano le sceneggiature e che sanno procurare delle emozioni agli spettatori, così come succedeva un tempo. In pratica la tecnologia da sola è uno strumento, ma non è la chiave di volta. Non
può bastare. L'importante è usare la tecnologia però per uno scopo narrativo e comunicativo che non sempre è stato, come direbbero i giuristi, posto in essere e che adesso probabilmente c'è. Insomma, diciamo che una buona strada si sta aprendo, insomma, è già aperta e si può sperare qualcosa di più. Un giovanissimo disegnatore o aspirante tale o aspirante sceneggiatore che oggi volesse, anno di grazia 2014, intraprendere questa strada difficile per lavorare nel mondo della creazione, diciamo, quindi del cartaceo, del fumetto, ma anche del cinema d'animazione, che so io, prima di tutto è avere idee molto sante. La strada è molto molto difficile, gli spazi si sono chiusi rispetto a 20-25 anni fa, la produzione specialmente in Italia non è molta, però è anche vero nello stesso tempo che una vitalità creativa, un desiderio di raccontare storie non si può fermare, quindi la prima cosa che farei è dovrebbe verificare effettivamente se ha voglia di darsi da fare, come si dice, e sbattere il muso se si vuole in questo tipo di attività. Dopo la terza, quarta porta sbattuta in faccia, se ancora vuole andare avanti è bene che si impegni, perché vuol dire che è pronto per fare questo mestiere. Poi naturalmente deve essere bravissimo. Una volta c'era la possibilità di fare la gavetta, di lavorare su delle pubblicazioni secondarie. Molti disegnatori giovani, sembra incredibile, ma negli anni 70 hanno lavorato nei cosiddetti fornazzi, fumetti per adulti, con delle bottine disegnate anche abbastanza velocemente, che so io. Però era un modo per guadagnare un po', sperimentare il lavoro, instaurare un rapporto con un editore e poi magari passare a una pubblicazione più importante, più appagante per lui, eccetera. Adesso questo tipo di possibilità non c'è, bisogna essere direttamente bravissimi e confrontarsi con i mostri sacri che sono, che stanno lavorando già, che sono già professionisti. La possibilità che c'è, che si offre quasi gratis, è quella di fare delle cose nel web, cosa che nel suo tempo non c'era. Questa può essere una vetrina interessante sia per fare delle vignette, pensate, per attualità o che so io, per provare a creare dei personaggi, farli vedere, per provare con dei sistemi economici anche a realizzare dei brevissimi film di animazione. Metterli in rete, di fatto è una vetrina dove, alla quale si può accedere anche dall'altra parte dell'oceano, magari scrivere una sinossi in inglese per essere più, come dire, ecumenico, internazionale, dopodiché cercare di sperare, perché quella che si deve fare è una, come dire, lanciare il verme nell'oceano per vedere se qualcuno abbocca, insomma. E però è una strada che qualcuno ha intrapreso, ci sono degli animatori che sono stati notati dall'altra parte del mondo e che adesso lavorano nelle major. Naturalmente nell'epoca di globalizzazione bisogna pensare in termini assolutamente generali. Da poco Pistoia saluto simultaneamente con il mio amico Tex Winner, Propaganda Toscana e tutti i loro amici.